Esorto a diffidare. Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti, Scuola del Cerchio Firenze 77. Dizionario del Cerchio Firenze 77 a cura di VB. Vedi dopo morte, vedi rapporto tra incarnati e disincarnati, 11e e seguenti. Esorto a diffidare dei medium che si dichiarano capaci di evocare a piacimento i disincarnati. A ciò che il contatto avvenga non basta che vi sia il tramite. La comunicazione deve essere prevista dall'ordine generale secondo cui si svolgono le cose. 12e. Quando chi ha lasciato il corpo fisico ha superato il riposo dopo il trapasso, vedi? In quel momento c'è il vedere reale, non onirico, e il rincontrarsi reale con le persone che ha amato. 57g. Nei casi in cui le creature provano una simpatia, un'attrazione immediata per altre che sembra loro di aver già conosciute, pur sapendo che in questa vita non si sono mai precedentemente incontrate, si tratta di ritrovamenti di persone che si sono amate, che in qualche modo hanno avuto una relazione. 67G. Vedi dolore, stessa pagina, 142G, 144G. Durante il sonno è poi possibile vedere anche cari trapassati e vederli vivi, in condizioni migliori di quanto fossero prima di trapassare. Molte volte questi sogni sono veritieri, non sono dovuti solo al desiderio di rivederli. E sapete come si può fare per distinguere una creazione del proprio desiderio dal vero contatto con questi cari trapassati? Se li sognate sofferenti, con la stessa età nella quale sono trapassati, o come se non fossero ancora morti, come se si trattasse proprio di un ricordo che conservate di loro. Allora è un vostro desiderio che vi spinge a sognarli. Mentre, quando li vedete sorridenti, felici, pieni di salute, allora è un loro contatto, vero e reale. 154G. Vedi sentire, stessa pagina 230G.